il disagio che avevo era di denti che avevo già fatto dei lavori in precedenza, che erano ormai consumati, erano storti. Logicamente mi sono accorta che ormai era ora di mettere mano e di intervenire, insomma. Buongiorno, mi chiamo Maria Antonietta. Oggi ho finito il mio piano di lavoro alla clinica Spallanzani e sono felicissima. Avevo visto un po' di pubblicità sui social e sono arrivata qua. Prima di prendere, diciamo, l'idea di venire qua a Reggio Emilia, nel frattempo mi sono consultata anche in centri anche grossi, nell'Interland di Milano e Milano. Però dopo che ho fatto qua il primo appuntamento mi hanno dato fiducia. E poi il piacere di venire a Reggio Emilia. Mi sono sempre fermata anche a fare shopping. Piacevole anche per quello. Poi ci siamo fermati a mangiare, qualche volta che siamo venuti con tranquillità, insomma sapevamo che la giornata era dedicata a questo, per cui. Quando sono venuta qua la prima volta il preventivo a me andava benissimo. Erano dei preventivi che all'estero erano più o meno la stessa cosa. E poi è un lavoro che io giustamente a una distanza di un'ora e mezza di macchina ci sta, però mai mi sarei sognata di andare all'estero, no? Era un lavoro che ormai era da tempo che andava fatto. Il disagio che avevo era di denti che avevo già fatto dei lavori in precedenza, che erano ormai consumati, erano storti, non riuscivo a mangiare bene. Il mangiare è una cosa molto importante, diciamo. Sì, perché quando uno non ha i denti a posto non riesce a mangiare bene, ha disturbi sia nella masticazione che anche magari capitava indolenzimento, mal di testa, e dipendeva dai denti. Logicamente mi sono accorta che ormai era ora di mettere mano e di intervenire, insomma. Io sono sempre stata seguita dal dottor Carini, dall'inizio alla fine. Questa è una bellissima cosa. Io l'ho trovato proprio un ottimo dottore. È sempre stato molto attento a chiedermi se soffrivo, se avevo male. Io avevo già fatto in precedenza degli impianti, per cui già sapevo a cosa andavo incontro, per cui l'ho affrontato bene, diciamo. Sapevo com'era l'intervento già in quelli precedenti, per cui ho fatto un impianto, ho fatto anche un rialzo mascellare. Almeno per me, che ho la soglia del dolore abbastanza alta, non ho sofferto. Sono stata assistita bene, insomma. Quando mi troverò a chiacchierare con le amiche o chi deve fare un lavoro odontoiatrico, io lo consiglierò. E poi anche come qualità e tutto, ne valsa la pena.